Io ho sempre desiderato fare la giornalista. Erano gli anni 80, internet proprio non esisteva, zero. Mi sono laureata facendo proprio battendo sulle macchine a scrivere quelle nere grandi, gigantesche, con i tasti che belle, si pigiavi però forte. Ho cominciato a imparare a navigare su internet, a capire che cos'era internet, ed è dal 94 che mi occupo di internet. Un tempo si diceva fare giornalista è meglio che lavorare, adesso scrivere e occuparsi di Facebook e Twitter è meglio che lavorare. E adesso lavoro alla Camera dei Deputati come capo ufficio stampa per occuparmi proprio di digitalizzare la comunicazione della Camera. Ho progettato diversi incontri interessanti su queste tematiche che sono comunque da discutere con i cittadini, non solo con la politica, dagli esperti, perché spesso i politici non ne sanno di queste cose, quindi è bene che il mondo esterno entri dentro Montecitorio. Abbiamo bisogno della banda larga, c'è un grandissimo bisogno. Io mi ricordo i primi modem, prima 14.4, poi 28.8, poi 56K, cioè finalmente è arrivata la banda larga, e ciò nonostante non è mai abbastanza larga. Diciamo le cose come stanno. Una visione ottimistica del futuro è che le istituzioni ci diano quello che ci serve per poter comunicare meglio. Quando ce l'avremo tutti potremo parlare di tutta l'Italia che è su internet e che avrà tutti questi bellissimi vantaggi, questa alfabetizzazione digitale che ci rende possibile tutte queste grandi opportunità di conoscenza e di connessioni e di comunicazione. Se abbiamo gli strumenti siamo in grado di fare grandi cose.